Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con i pronostici della 33esima giornata di Serie A che andrà in scena in settimana, appunto, perché è un turno infrasettimanale. Cominciamo subito Inter-Cagliari. Qua metto subito l'uno dell'Inter. L'Inter non vince da 3 giornate, credo che sia giunta l'ora di portare a casa per la squadra nerazzurra 3 punti per ritornare a lottare per la Champions. Quindi assolutamente uno Inter. Alle 18 di mercoledì invece Benevento-Atalanta, e questa è una partita che l'Atalanta non può sbagliare. Metto il 2 all'Atalanta, mi dispiace per il Benevento, ma credo che questa potrebbe essere la giornata che vedrà la matematica certezza della retrocessione per le streghe. Alle 20:45, adesso tutte le altre vanno in scena mercoledì alle 20:45, Sampdoria-Bologna. Bologna ha vinto oggi, ha vinto l'ultima partita, quindi credo che la Sampdoria tornerà a vincere in casa dopo la sconfitta con la Juve, quindi 1 Sampdoria. Mercoledì alle 20:45 sempre Spal-Chievo, questa è la scontro salvezza, la partita difficile. Non mi sorprenderebbe un pareggio che potrebbe andare probabilmente bene a tutte e due, quindi mi giocherei l'X addirittura under in questa partita. La Roma col Genoa secondo me ha bisogno di punti e non è facile, perché la Roma avrà ancora la partita sabato a Ferrara con la Spal e poi subito la partita con Liverpool. Questa è una partita che secondo me è molto interessante, a cui metto una doppia chance, metto 1-2, evitare il pareggio in questa partita. O la Roma entra con la testa giusta e va a vincere la partita, oppure rischia pure di prenderle perché il Genoa gioca molto bene. Crotone-Juventus, io qua non ho particolari dubbi e mi gioco il 2 della Juve. Fiorentina-Lazio è una partita da... come no? Cioè, bellissima partita e la Fiorentina sta bene, ha pareggiato oggi dopo 7 vittorie consecutive. La Lazio non sta benissimo, oggi ha pareggiato con la Roma, ma non è che sia proprio in formissima. L'eliminazione dall'Europa League insegna. Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina facesse il risultato pieno. Mi giocherei l'1x Fiorentina. Torino-Milan è una partita che francamente credo che il Milan dovrebbe provare a vincerla, ma non troverà facile. E credo che il Milan ormai sia fuori da ogni tipo di lotta, cioè nel senso che non può entrare in Champions e non credo neanche che verrà sorpassato in Europa League. Penso alla fine comunque che il Torino farà una grande partita e qua mi gioco anche qua un X2. Verona-Sassuolo, un altro spareggio per la salvezza, questa è una partita molto interessante. Qua però il pareggio, a differenza di Spal-Chievo, qua il pareggio va bene solo al Sassuolo, per questo motivo io mi gioco 1-2, perché credo che il pareggio qua è da evitare per entrambe. Sempre alle 20:45, l'ultima partita, Napoli-Udinese, non me ne voglio, nonostante la squalifica di Koulibaly, credo che Napoli vincerà con l'Udinese, quindi 1 Napoli. Ragazzi, questi sono i miei pronostici della 33esima giornata, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video, ciao!